E infatti la Bandit va a torre. Buona lì, perfetto. Gli costa molto, cara, perché adesso qua c'è un push, ragazzi. Ma di che stiamo parlando, signori? Diamo così. Ti prego, trovami una partita, dai. Dai, pronto a scrinare il momento. Regà, vai, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo farcela, ce l'abbiamo farcela, signori. Ehi là, gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati su Clash Royale. Signori, eccoci qua sul nostro account di livello 1. Dopo l'ultimo episodio assurdo, oggi rieccoci per provare insieme le 4600 coppe, ovvero il picco della serenità, la penultima arena del gioco. L'ultima infatti è di nuovo il picco della serenità, perché l'arena leggendaria questa season è il picco della serenità. Cambia ogni season, lo sapete, però insomma, poi punteremo l'arena leggendaria. Quelle che vedete qui sono le 7 carte che potremo sbloccare da questo episodio in poi, circa in realtà, perché tipo il boscaiolo già ce l'abbiamo, Boia già ce l'abbiamo, tipo vabbè, in realtà ce l'abbiamo già certe carte, perché noi abbiamo creato questo account tantissimo tempo fa, quando la divisione delle carte per ogni arena era completamente diversa da come la conosciamo oggi. Ad ogni modo, spaccate subito il like, perché oggi, ragazzi, riprendiamo da dove ci avevamo lasciati nell'ultimo episodio. Paule gigante, lo andiamo a prendere insieme. Non conterrà probabilmente niente che ci interessa, ma è l'ultima ricompensa. Che bello il jolly che esplode, perché li abbiamo maxati oramai. Cioè, li abbiamo maxati, li abbiamo fullati, meglio, perché qua account di livello 1 non si può livellare niente, non si può maxare niente. Ragazzi, ultima ricompensa dell'arena 13 andata. Adesso restano solo le ricompense del picco della serenità. Non dico niente. Adesso si gioca, ci si concentra. Questo è il deck. L'MK pronto a saltare. Vamos. Ok, ci ha messo parecchio, ma ha trovato una partita. Qua lo start è difficile. Allora, lui parte con una strega notturna. Io parto in una maniera un po' strana, me ne rendo conto, ma metto un draghetto, perché il draghetto comincia a tenersi un po' i pipistrelli. Ok, e soprattutto mi comincia, cioè lo comincia a costringere a delle giocate del genere. Tipo adesso i colpi del draghetto e del, scusatemi, del... cavolo, questo è pesante. Veloce, veloce col draghetto elettrico. Dicevo, i colpi dello stregone elettrico sono andati un pochettino sprecati. Doppia strega madre addirittura. Attenzione qua. Attenzione, perché rischia parecchio di diventare un suino. Ok, andiamo con la bandit più che altro, perché avevo paura che mi arrivasse un altro maiale. E allora qui arrivano dei danni. Ok, lui c'ha il draghetto infernale. Li faccio la torre, per carità. Però bisogna starci un po' attenti, perché qua si rischiano le piume. Vediamo un attimo, vediamo un attimo. Si annullano vicenda, perfetto. Io riparto tranquillissimamente. Sono proprio tranquillo in questo momento, certo. Con la principessa. Attenzione, ci metto la domatrice. Ok, che in teoria mi targetta tutto tranne dove deve. Attenzione, mi arrivano dei danni, qua, mi arrivano dei danni. Provo a fare una robetta del genere velocissimo. No, non basta, non basta assolutamente. Qua i maiali saranno tanti. I maiali sono tanti, i maiali sono tantissimi. I maiali sono tantissimi, l'orda. Non devo più giocarli là, ragazzi, perché sto facendo troppe cavolate. Guarda qua che cavolo mi ha fatto lui. Ma mamma mia. Fermalo, mo. Andiamo con... attenzione. Devo far così. Ragazzi, questo è stato veramente un errore gravissimo che ho fatto. Andiamo di principessa. Ok. Non posso... lui c'è la strega madre, mannaggia. Qua provo a far così. Niente. Niente. Che pollo che sono stato. Mi ha messo la doppia strega madre. Fatto che mi ha fatto la giocata una volta e io poi l'ho rifatta ancora. Che pollo. Meno male che solo meno 20, perché io sono molto più basso di lui. Ma non ci disperiamo. Andiamo avanti. Ok, signori. Rieccoci il giorno seguente. Purtroppo ieri, dopo quella loss, non ho più trovato mezza partita, e quindi quando è così conviene semplicemente fare una piccola pausa. Apriamoci subito un baule, non sa mai che esce le wizard. Se buonanotte. Piccola parentesi, abbiamo un clan, vi ricordo, che si chiama Strange Elite, che è praticamente Strange Elite 1 per la precisione, che ha praticamente tutti gli altri giocatori con account come il mio di livello 1. C'è un sacco di gente che entra, esce di qua, di là. Insomma, se vi va, fateci un salto anche solo per dare un'occhiata al clan, che è particolare. Io, sì, compro sempre tutte le carte, una mia fissa. Rimettiamoci a giocare. Vediamo un po' cosa succede. Signori, fermi tutti.
È subito partito. Attenzione, attenzione, attenzione. No, ho sbagliato subito il timing. Partono così un po' a sorpresa le partite. Infatti, la mossa di mettere subito la domatrice è molto intelligente. È molto intelligente. Aspetta che qua ci metto direttamente. Eccola. Eccola, infatti, che mi ha messo subito il principe nero e miseriaccia. Mettiamoci un po' la principessa. Lui è partito bello cattivo, eh. Vediamo un attimo cosa si inventa. Li parto così con una fuorilegge. Sono un po' teso, ragazzi. Ok, lui mi ha con un tronco, li faccio così. Vediamo un po' come difende ora. Se c'ha la strega madre, io sono fregato. Ok, no, li faccio dei danni. Li faccio dei danni anche interessanti. Ok, bene, 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 bene. Ok. No! Raga, qua ho perso torre. No, devo metterci tutta la vita proprio l'MK. Buonanotte. Vediamo un pochettino se riesco ad andare a torre. Si spera. Facciamo una principessina. Sono danni, eh? Sono danni. Lui mi ha fatto parecchio male sulla centrale. Ok, vediamo un attimo. Dovremmo riuscire a togliercelo lui, no? Sì, infatti. Ok, di nuovo tronco. Io parto con una fuorilegge. Vediamo lui cosa fa. Ok, guardie. Ok, infernale da dietro. Ok, lui niente. Ah, sparchi. Abbiamo il draghetto elettrico. Ok, mettiamoci anche una domatrice, sinceramente. Sì. Ci sta tutto. Dovrebbe riuscire ad andare a torre. Qua però lui sta caricando un bel push, eh. Lui sta caricando un bel push. Qua bisogna stare molto attenti. Bisogna stare molto attenti. C'ha pure la cimitero, porca miseria. Questo è un problema. Questo è un grossissimo problema. Perché qua, ragazzi, mi fa un botto di danni con quella cimitero. Si è caricato un push troppo grosso. Non riesco a fermarlo, mi sa. La torre è lì sicuro andata. Ok. Lui è molto intelligente, comunque. Partiamo così. Partiamo così. Cosa facevi fare? Vediamo un attimo. Ok, partiamo così. Velocissimo. Non ce la farò mai. Raga, non me l'aspettavo che cominciava così sta partita. Porca miseria. Questo tra l'altro era pure più basso. Mi fa un bel meno 27. Mamma mia, ragazzi. Cioè, mi ha fatto aspettare un botto per cominciare sta partita. E mi ha fregato subito con una domatrice. Dai, non ci posso credere. Cioè, bisogna stare così fissi proprio. Ok, eccoci qua. Allora, sto giro partiamo belli carichi. Anzi, partiamo subito con una domatrice come ha fatto lui prima. E vediamo un pochettino. Magari sto qua ci aveva tutto un po' in attesa. Invece proprio no, non ci aveva tutto in attesa, anzi, aspetta, 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 e boom, perfetto, ce la gestiamo, sì, ce la gestiamo, ok, allora lui mi ha messo un'orda di scheletrini, magari potevo usarla per difendere una bandit, vediamo un po', e infatti la bandit va a torre, buona lì, perfetto, 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 la bandit va a torre, zitta, zitta, e si fa pure la sua principessa, ok, nel frattempo, noi con tutta la calma del mondo facciamo una robetta del genere, ok, e in realtà il draghetto elettrico mio potevo anche risparmiarmelo, ma siamo messi molto molto bene. Ok, andiamo pure con un'orda di scheletrini, che è quello che ho per il momento, quindi ce lo facciamo andare bene. Lui qua con una tronco contro qualsiasi cosa ci sta. Allora, lui ha l'orda di scheletrini in questo momento in mano, quindi potrei fare una domatrice da dietro e sfruttare il barile. Proviamo un po', vediamo un po' lui cosa fa. Magari ci metto pure questo per cercare di fargli tirare storda. Vediamo un po', si la mette lì, perfetto. E lì si va a hittare, ragazzi. Nice, 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 nice. Ok, bella per... draghetto elettrico, attenzione. Abbiamo l'orda di scheletrini da mettere volendo, eh. Ok, vai draghetto. Sì. Ok, vai, 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 forza, bello, sì. Draghetto elettrico che può andare a fare dei danni a torre. Forse mi targetta anche la principessina da lì. E sì, ci riesce. Attenzione, attenzione, attenzione. Qua facciamo così, va bene. E qua facciamo rapidissimamente così. Sbagliato il timing, mi distrugge, va bene. Principessa, veloce, fuori legge, ok. Ok, e lì la torre mi sa che la salutiamo. Comunque una torre me l'ha fatta, eh. Andiamo pure così tranquillamente. Splittiamo un po' le energie. Qua ci mettiamo un bel draghetto infernale. Ok, no, ho sbagliato. L'ho sbagliato di brutto quel draghetto infernale. Neanche troppo, neanche troppissimo in realtà. Vediamo un po' se... no, questa è proprio una cavolata. Questa è proprio una cavolata. Il draghetto infernale è andato in target. Vamos, vamos. Ok, più 40, buono più 40. Recuperiamo subito la prima lose. Adesso bisogna recuperare anche la seconda. Dai, trovami subito una bella partita. Subito, 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 dai. Ok, fermi tutti. Questo è bello gonfio. E di coppe vedo subito. Bene, bene, bene. Allora, vediamo un po'. Potrei partire un po' subdolo con un barile barbarico. Ma aspetto che faccia la mossa lui. Non la fa. Parto con un barile barbarico, tranquillamente. Ok, lei mi mette una notturna. Parto con un draghetto
elettrico. Ok, MK pronto. E timing sbagliato perché giustamente l'elettrico me l'ha fermato. Ma gelo. Gelo un po' subdola, che però gli costa caro, secondo me. Gli costa molto cara, perché adesso qua c'è un push, ragazzi. C'è un push che torna indietro qua, mica da ridere. Vediamo un pochettino con la principessa di fare un gran lavoro, sì. Vai principessa, una hit per aiutare l'MK che va a torre. Sì, l'MK a torre, ragazzi, buono. Aiuto anche della principessa. Ci mettiamo una fuorilegge qua, giusto per condire un po' il tutto. E lui mi sa che qua... Ah, cavolo, lo scheletrino rimasto... come si chiama? Il pipistrellino è rimasto, mannaggia. Però torre di sinistra anche che se ne va. Ciao, ciao, ciao. Questo lo devastiamo, ragazzi. Dai, aspettiamo un attimo. Partiamo con un draghetto da dietro. Molto, molto chill. Ma sì, raga, ma di che stiamo parlando? Ma di che stiamo parlando, signori? Diamo così. Questa è stata una bella partita. Lui 4627 e un più 37. Di nuovo, bello gonfio anche questo, ragazzi, di coppe. Nice. Signori, con un altro più 30 siamo a 4-6. Ultimo match, ti prego. Vai, ti prego, trovami una partita. Dai, ti prego. Due giorni che ci sto dietro sta roba. Fermi tutti, fermi tutti, ci siamo. 4006, tonde tonde, sto qua. Allora, partiamo subito con una bandit bello aggressivo, perché magari lui boh si è addormentato, non ha visto, cosa ne so. No, ok, non si è addormentato. Andiamo con un barile barbarico. Ok, lui mi parte con la domatrice. E... bello lì l'MK, perfetto il timing. Il timing ci sta in teoria. Mitta una volta, ma me ne sto. Andiamo con una bella principessina. Lui c'ha il log. Se c'ha il log potrebbe essere un problema. Però io li metterei comunque l'orda, quindi non è così un problema. Ottimo MK torre. Subito il push a torre, ragazzi. Comunque la bandit a sinistra aveva già fatto i suoi dannetti. Qua ripartiamo così. E partiamo anche di nuovo con un'altra bandit, perché lui in teoria qua, ragazzi, tra i danni di una e i danni dell'altra. Aspetta, 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 aspetta. Mannaggia, qua devo difendere. Rile barbarico un po' bruttino, ma fa il suo, fa il suo dovere. Ok, buone, buone, buoni, buoni danni lì. Partiamo subito con un'altra principessa. In realtà potevo aspettare un po'. E rischio, qua rischio parecchio, infatti. E qua rischio veramente parecchio, perché più che altro non ho più l'Isir. Non ho più l'Isir, non ho più l'Isir, non ho più l'Isir, non ho più l'Isir. Ok, vai, vai, principessuola, su. Ok, no, ce la facciamo, ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Allora, con calma. Siamo comunque sopra. Partiamo di draghetto elettrico. Lui parte di mastino addirittura. Beh, ma mastino, scusami, ti faccio subito così. Così, e ti faccio anche così. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Allora, qua ci va questo. Attenzione. Mi serve il draghetto infernale qua. È veloce anche. Attenzione. Principessa. Perché lì arrivano i lava pup. Il mastino da un po' che non lo vedevo, Draghetto elettrico anche non ci sta male, perché lui gioca tanto sullo splash. Qua ci mettiamo l'orda di scheletrini, che fa un gran lavoro perché mi salva la principessa. E qua abbiamo un push di ritorno pazzesco. Infatti possiamo fare direttamente così volendo. E facciamo anche così. Buona la sua giocata, molto buona. Ci posso mettere, vabbè, qua una barile per forza, se no la bandit diventa inutile. Ok, prontissimi. Qua i danni arrivano però. MK. Sì. Andiamo così. Regà, 4-6. Regà, 4-6. Zitti tutti, fermi tutti. Fermi tutti. Dammi sta arena, please. Dai, pronto a screenare il momento. Regà, vai, ce l'ho fatta. Un sogno. Quanti anni è che giochiamo sull'account di livello 1, raga? Picco della serenità. In effetti lo confermo, perché sono parecchio sereno in questo momento. Signori, ce l'abbiamo farcela, signori. Grandissima cosa, mamma mia. Sono troppo contento. Nice. Signori, il gol è stato raggiunto. 4600 coppe con l'account di livello 1. Io vi chiedo di spaccare, distruggere il like, perché ovviamente noi non ci fermiamo. Puntiamo alle 4-7. E poi, boh, chi lo sa, forse domani a 5000. Ragazzi, verso l'infinito e oltre. Come diceva Chuck Norris lo diceva, sì, Chuck Norris. Ragazzi, un saluto a tutti. Un bacione. Ciao, belli.